Grande Fratello VIP, retroscena rosica, come Soleil, spremuta dal programma. Antonella è fuori dalla finale del Grande Fratello VIP, nel corso della puntata del 20 marzo. Infatti, la ragazza è stata eliminata e ha dovuto dire addio al sogno di vincere la 7ª edizione del reality show. Il pubblico del programma non aveva neppure preso in considerazione l'ipotesi che Fiordelisi potesse perdere il televoto dell'altra sera. Eppure sono stati i suoi stessi sostenitori a non salvarla su richiesta di mamma Milva. Alessandro Rosica ha commentato questa situazione paragonando il caso della napoletana a quello di Soleil Sorge. Anche lei protagonista assoluta del format ma esclusa ad un passo dalla finale. Dopo essere stata protagonista assoluta per oltre 6 mesi, Antonella ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP il 20 marzo scorso, la chiacchierata influencer. Dunque, non parteciperà alla finale del 3 aprile. Il percorso di Fiordelisi, però, si è interrotto per volontà dei suoi stessi fan, migliaia di donnalisi hanno infatti ascoltato la richiesta della mamma della 25enne e non l'hanno salvata nel televoto che prevedeva un'eliminazione e l'elezione del terzo finalista. La partenopea, dunque, è uscita di scena con l'8% delle preferenze e con la consapevolezza che la sua famiglia ha avuto un peso importante in tutto questo, se la signora Milva non si fosse intromessa facendo un appello ai suoi sostenitori. Molto probabilmente Antonella sarebbe ancora in corsa per la vittoria. Tra i pochissimi che avevano intuito che quella di ieri sarebbe stata l'ultima puntata di Antonella nella casa del Grande Fratello VIP. C'è Alessandro Rosica, poche ore prima dell'inizio della diretta, infatti, l'esperto di gossip ha scritto un tweet nel quale invitava i fan della napoletana a non credere che potesse vincere il televoto per la finale perché i suoi genitori avevano chiesto ai donnalisi di non salvarla. Dopo aver assistito all'uscita di Fiordelisi, il romano ha commentato facendo un paragone che tanti spettatori hanno condiviso. Antonella ha avuto lo stesso ruolo di Soleil l'anno scorso. Spremuta dal programma fino alla fine e poi fatta fuori prima della finale. Incredibile, ha digitato l'informato Rosica sui social network. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.